Cromino qua. Eccoci qua. Ok, adesso si sente l'eco, ovvio che si sente l'eco. Ah, forse si sente l'eco perché ha aperto lo streaming di Lore. Devo comunque chiuderlo un secondo, arrivo L'hai subito. aperto? No. Sì, chiudi tutto, chiudi quello lì. Ok, Grande. adesso posso finalmente accendere un po' di musichina, dovrebbe arrivarvi piano piano, senza ritorno. Speriamo di sì. Ok, perfetto. Siamo pronti per partire oggi live su Heroes of the Storm, dunque, con la chattina. Sembra un po' uno dei vecchi live che facevo da casina. Oggi però vi spiego brevemente Heroes of the Storm, in che cosa consiste. Ovviamente è un MOBA sulla falsariga di League of Legends e Dota 2, per chi non avesse vissuto sul pianeta Terra negli ultimi 2 anni. Ovviamente lo swag non lo posso fare, ragazzi, non è concesso, sennò poi ci chiudono veramente tutto il canale come al solito. Non potrò usare neanche il linguaggio forbito che mi contraddistingue nelle mie serate, ma va bene così. Dicevo, MOBA che però, al contrario di League of Legends e Dota 2, è molto molto ha meccaniche molto facilitate rispetto agli altri due contendenti. Più facilitate perché non esiste per esempio l'Astit sui Minion, non esiste lo Shop e non esistono tante altre cose, sostituite però da una gestione della mappa e da un gioco di squadra molto più marcato, anche perché c'è una variante della mappa che introduce nuove meccaniche ogni volta in ogni partita. Adesso ve le farò vedere, anzi, vediamo se c'è qualcuno con cui unirsi così. C'è Cooper, vediamo se lo invitiamo. Vediamo se c'è. Cambiamo, è arrivato anche subito Cooper. Facciamo quick match. Purtroppo non siamo ancora a livello 30, siamo al 29, come potete vedere dal profilo. La mia ID è First Dragon, cancelletto 2853. Se qualcuno si vuole fare una partita, si unisca pure. Ok, il buon Cooper prende il suo panda, che è uno dei suoi personaggi preferiti, allora lo seguiremo con. Come vedete non ho molti eroi, anche perché costano veramente tantissimo, costano 10.000 gold, poi spiegheremo anche quanto gold si guadagna. Direi di andare con Zeratul, perché abbiamo la daily oggi di giocare con gli assassini 3 partite, quindi potremmo sfruttare questo live anche per fare un po' di partite. Intanto accettiamo Franz, Wiki, Curra, gente assolutamente a caso. Non si trova ovviamente per nessuna console, ragazzi, attualmente è solo PC Heroes of the Storm ed è completamente gratuito, segue il solito modello free to play, anzi vi faccio vedere anche lo shop nel frattempo. Come vedete costano 10.000 gold, parecchio, parecchio, bisogna giocare parecchio per prendere un eroe da 10.000, gli altri sono intorno dai 2.000 ai 7.000, gli altri quelli di costo più basso, che in euro sono, vediamo subito, 9,99 euro. Quindi non uno scherzo, 9,99 euro per un eroe e le skin costano, come vedrete, a breve altrettanto, perché è la Hammer Thrall 7,49, che per una skin non sono assolutamente poco. Vi faccio vedere un po' lo shop e le skin di Heroes of the Storm. Questa è una delle più belle secondo me, proprio del pandozzo di Chen. Poi andando avanti con i livelli si sbloccano anche altre colorazioni, ce ne sono un po' di tutti i tipi. Il gioco prende ovviamente tutti gli eroi dell'universo di Warcraft, Starcraft e di Diablo. Qua per esempio vediamo il Kaiju Diablo di. Diablo 2. Come sappiamo, quello di Diablo 3 è femmina, e loro hanno preferito mettere il maschione di Diablo 2 classico. Poi abbiamo Magni Muradin, una skin alternativa, sempre da 10 euro. Comunque i prezzi sono ancora alti, è una beta, ma questo è uno, probabilmente uno dei punti di debolezza del titolo. Anche le mount, che poi vi farò vedere in gioco a cosa servono,
Non costano poco, perché l'unicorno, signori, costa 20 euro solo per la cavalcatura inutile. Ovvio che fanno i saldi, per esempio questo Cyberwolf sta a 4,99, però c'è da dire che comunque i prezzi sono altissimi. Ci sono i bundle, ovviamente. Io ho comprato lo Starter Bundle. L'unica cosa che ho comprato e che comprerò da qui in avanti su Heroes of the Storm, tre personaggi, una mount e un'altra mount perché ho acquistato in beta per 4 euro, quindi prezzo abbastanza onesto, ma gli altri bundle costano una fucilata, perché due eroi, due skin e una mount vi vengono a costare 32 euro, anzi 43, quindi... E Karim Arcade, esatto, sullo shop. I prezzi, come vedete, sono un po' alti. Ci sono anche gli Steam Pack per aumentare l'esperienza guadagnata. Un mese di esperienza doppia sono 9 euro, mentre una settimana sta a 4 euro. Quindi, ok, direi che ci siamo. Possiamo tornare alle nostre partite. Questo è il mio profilo con tutti gli eroi, a dire il vero, che ho sbloccato. Ne ho sbloccati 7 al momento. Malfurion, Muradin, Anubarak, ho il mio Gazlow, detto anche sparachiodi in italiano, Valla, ottenuta con la Collector's Edition di Diablo, e Raynor. In più ci sono ovviamente quelli ottenuti con la rotazione gratuita, quindi Rhaegar, Tyrande, Zeratul, Asmodan, che è fortissimo, e Diablo. Probabilmente ce n'è anche uno degli altri che già ho, perché sono 6 o 7 di solito. Andiamo subito a fare una partita. Abbiamo scelto appunto Quick Match, confermiamo e partiamo. Comunque dicevo, ovviamente le skin e le mount sono estetiche, anzi, vediamo se riusciamo a cambiarle anche al volo. Sì, noi abbiamo il Nexus Charger, che è una mount esclusiva del BlizzCon, poi avevamo la Battle Beast. Ok, ora sono tutti pronti. Stiamo cercando la partita. Gazlow sottovalutatissimo, no, mi spiace Franz, è uno dei miei personaggi preferiti e anche uno dei più forti insieme ad Asmodan, secondo me, attualmente. Se lasciati stare fanno i disastri. Demonandrek dice: io ho sbloccato solo il Muccone Metallaro, fidati che il Muccone Metallaro cambia le partite perché ha una ultimate particolarmente forte. Non sono comodissimo a giocare così con la tastiera lontana, vediamo un po' come ce la caviamo. La versione finale non si sa. No, caro Pregi, mi spiace. Adesso vi farò vedere le meccaniche, in che cosa si differenzia da League of Legends, soprattutto, e da Dota 2. Diciamo che gli eroi come abilità più o meno sono trasposti. Edge, per esempio, è il Tauren di Dota. Ok, allora noi... Come vedete ci sono 5 talenti, non esiste lo shop. Tutti che vogliono andare bot, invece noi faremo un po' di roaming. Dicevo, 5 talenti, non esiste lo shop. La personalizzazione dei personaggi, degli eroi, avviene appunto scegliendo i talenti che vengono assegnati ogni tot di livelli. Non ogni talento. Siamo stealth, andremo a prendere la torre. Questa non è una cosa che consiglio di fare, ragazzi, perché di solito c'è sempre tutta l'altra squadra al completo e si viene frantumati. Questa volta c'era solo Nova. Lo stealth su Heroes of the Storm è gestito in maniera differente rispetto a League of Legends, dove i personaggi sono completamente invisibili. Su Heroes of the Storm i personaggi si vedono in trasparenza, tipo Predator, diciamo, dei piccoli riflessi. È difficile percepirli, ma è possibile vederli. Qualcuno va da mid perché sono stealth e da solo non ci posso stare. Andrò giù a gankare. Come vedete,
Altra cosa particolarmente curiosa è che l'esperienza è condivisa per tutto il team, c'è un livello unico per tutta la squadra. Adesso gli... Tanto gli fottiamo le monete. First Blood sul Murky, che non ha purtroppo avuto modo di reagire, poverino, non è esattamente uno dei personaggi più forti del gioco. Allora, questa mappa, bisogna uccidere i mercenari sparsi per la mappa, per la location, ma soprattutto raccogliere i dobloni per poi consegnarli al capitano, in puro stile Davy Jones, che da bravo mercenario sparerà sulle torri degli avversari. Ecco, adesso forse non è la cosa migliore attaccare quando sono in 5. Parlare e giocare non è semplicissimo, ragazzi, io mi sto già perdendo, come al solito. Andiamo a bere dal Moonwell per ricaricare mana e energia. Lì c'è un Murky che... Non me la perdo, non me la perdo, è mia, è mia, è mia. Level up. E intanto siamo arrivati al quarto livello di team. Come vedete, tutta la squadra sale di livello. E abbiamo preso un altro talento. Adesso mi sono perso. Questo Murky continua a sacrificarsi in maniera barbara. Stiamo dimenticandoci completamente delle meccaniche della mappa, indispensabili di solito per andare a vincere. Prendiamo l'auto heal, è un po' come avere un maggior sustain per il nostro Usti. Tanta gente c'era, ci hanno sparacchiato fuori la tirande. Andremo a consegnare le nostre tre monete, ma forse no. Arrivano belli grossi e tozzi i nostri avversari. Ci stanno abbastanza massacrando, adesso faranno partire la prima cannonata. Come vedete, essendoci un livello di squadra condiviso, i punteggi non tengono conto delle reali kill effettuate, quindi non c'è il kill steal, non c'è un conto dei creep uccisi o quant'altro, c'è esclusivamente il punteggio che la squadra fa e i combattimenti a cui si partecipa. Quindi io ho ucciso, sono un 4-0, senso che ho partecipato a 4 combattimenti, a 4 uccisioni, ma non vuol dire che ho portato 4 colpi mortali. È un modo come un altro per evitare i flame sulle kill steal, che di solito flagellano i MOBA. Tanto raccogliamo altri 2 dobloni, arrivati a 5, potremmo anche andare iniziare a pensare di riconsegnarli i dobloni, perché fa abbastanza paura. È interessante, ma vediamo un po'. Ok, abbiamo consegnato 5 dobloni, dobbiamo consegnare altri 5 per far partire l'assalto. Intanto Raynor ci sta massacrando le 2 torri di difesa e noi andremo a dargli pessimo, ci hanno esploso perché sono arrivati in 50. MOBA è multiplayer online battle arena, Dante, è la definizione del genere, tutto lì. Questo gioco toglierà pubblico all'Oledota? Assolutamente sì, ne toglierà abbastanza. Io ho abbandonato completamente League of Legends per giocare a Heroes of the Storm.
perché le partite sono decisamente più veloci, prima di tutto. E soprattutto durano meno, questa è una cosa importantissima, non durano i 40 minuti oggi, vi potremmo far vedere solo una partita. Durano intorno 20 minuti quelle che tirano sulle lunghe, ma possono finire tranquillamente anche sotto i 9 minuti. Altra cosa decisamente interessante di Heroes of the Storm è che non esiste il tasto per la resa. Stiamo facendo una cosa un po' azzardata qua, forse era meglio aiutare il buon Chen. Questo mucchiere è impazzito. Abbiamo catturato un campo di mercenari che ora ci aiuteranno. Il jungling di fatto è infatti è estremamente diverso rispetto agli altri MOBA. Siamo arrivati al 10, abbiamo preso l'ultimate, prendiamo la Void Prison che intrappola tutti i nostri nemici e alleati al momento, paralizzandoli. Lo scopo dei MOBA è ovviamente quello di distruggere la base avversaria che si trova qui. Questo qui. Questo continua a essere un problema. Non riusciamo a consegnare abbastanza dobloni per far sparare. Se gliene consegniamo altri due. Mentre sono distratti. E altri tre arrivano da Ace King. Per fare un massacro qua dentro. Tutti che si paralizzano perché non riescono a... Boom! Preso anche questo. Lì è caduto. Qualcuno ha droppato un gettone e se l'è dimenticato bellamente. Anzi due. Andiamo a raccoglierli. Come vedete abbiamo iniziato a cannonare anche noi questa volta con la nave. Che distrugge da sola le difese del nostro nemico. Sul trollare più pesante sulla personalizzazione, assolutamente sì, LOL in questa è decisamente superiore. C'è molto meno flame su Heroes of the Storm, non c'è niente da fare, secondo me è molto più accessibile per i novizi perché ha meccaniche molto più semplici rispetto agli altri MOBA. È più permissivo ed è... non... è difficile anche da carriare una partita, nel senso che se siete abbastanza forti e bravi, da soli difficilmente comunque potrete fare la differenza. La squadra conta sempre di più rispetto al singolo giocatore. Quindi se perdiamo posso dare la colpa alla squadra, questo è la somma di... Questi pensano di scappare, ma invece noi li abbiamo mancati clamorosamente. Molto bene, la bolla a vuoto. 5-12, 7-12, andiamo a consegnare i nostri 4 dobloni mentre la nostra squadra si mena su e poi andiamo a uccidere anche Murky sotto che vuole fare il fenomeno da solo. Allora, intanto sta arrivando un Rhaegar qua che... andiamo a prenderlo subito. Non ce la facciamo a prenderlo. Ma Raynor ce lo mangiamo. Nova attualmente è uno dei personaggi più forti. Proprio per via dello stealth. E anche per il fatto che le sue abilità fanno veramente, veramente tanto danno. Non capisco perché c'è questo Rhaegar che ci insegue così... con tanta veemenza, voleva terminarci per lasciarci andare. Non avevamo dobloni, non avevamo nulla. Non pagano tantissimo le kill.
in termini di esperienza, paga molto di più distruggere torri e edifici. Allora, Tiaid, le lane sono gestite molto più in maniera randomica rispetto a League of Legends. Non ci sono i classici solo top, mid e due bot più il jungler. Ci sono molte più varianti, anche perché appunto la giungla, come vedi, non è esattamente facilissima da farmare expar in solo. Ci sono assolutamente dei ruoli specifici, però, per esempio Tyrande è un support da distanza, Raynor è un ADC, il mio ovviamente è un assassin, un roamer, cioè che può girare per la mappa tranquillamente e compiere mazzacri. Ci sono quelli personaggi addetti alla distruzione degli edifici, come appunto Sparachiodi, dopo ve lo farò vedere magari il gnomino, il goblino. C'è Sergeant Hammer, che è armato. Oppure anche Asmodan, lo stesso Asmodan è un altro personaggio dedito quasi esclusivamente alla distruzione degli edifici. Qua potrei fare una zozzeria e aggancare da dietro, ma sono in 4 e mi scoppierebbero. E non me la sento di... Però Rhaegar da solo, quasi quasi, che si è allontanato e si è fullato anche, maledetto. Troppi, 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 troppi. Maledizione. Una open beta, no, secondo me arriveremo alla release direttamente, più facile della open beta, o se ci sarà open beta sarà veramente di pochissimo tempo. Ma è vero, sono 7-3, onestissimo. Adesso andiamo a cambiare le sorti della partita, non vi preoccupate, dai, mi è arrivata una bordata in faccia sul personaggio. Il respawn time è gestito in base al livello della squadra. Come vedi qua sopra ci sono due barre. Che sono sciopo mentre faccio il mercenario, non è divertente. Ok, dicevo, qua sopra ci sono due barre che indicano il tempo di respawn della squadra. Attualmente la squadra rossa, essendo in vantaggio, ha più tempo di respawn. Non te lo so dire quante ore, ma abbastanza. Nell'ultima settimana ci ho dato dentro di brutto. Dove vai, lupetto? Stai qua con noi. Abbiamo preso 5 monete, andremo a consegnarle se ce la facciamo. Ostia, solo una ne serve. Furious, non mi seguire. Niente. Ho usato l'ultimate. Follia. Spariamo anche noi le cannonate. Me ne restano 4 in saccoccia. Adesso sono un premio ambito, perché ovviamente se si muore si droppano questi dobloni e si regalano alla squadra avversaria. Stiamo recuperando tra l'altro anche l'esperienza. Siamo 18-19, non siamo poi così lontani. Ci vorrebbe un'altra teamfight vinta per bene.
Il panda dovrebbe essere Warrior, se non erro. Ha delle ottime skill, tra l'altro, il panda. Andiamo a sbloccare la torre. Non ci sono, come avete visto, le varie... le varie cose inutili, tipo... inutili... le ward, le bacchettine per vedere gli invisibili. Esistono solo queste sorte di piazzole da conquistare per ottenere la visione sulla mappa. Quindi niente support che devono piazzare totem o cose per... Perché scappano senza consegnare i dobloni? Era una cosa che avrei preferito, ragazzi. Se mi attira più questo Overwatch, sinceramente sono due generi completamente differenti e due giochi che giocherò entrambi completamente. Mi piacciono tantissimo. E... assolutamente. Giocherò entrambi. Perché questo diventerà il mio MOBA principale, lasciando da parte League of Legends, purtroppo. Dico purtroppo anche perché dopo tutto sto tempo un po' mi sono stancato e non ho più tutto quel tempo che avevo prima per giocarci. E Heroes of the Storm invece permette appunto partite più veloci, più brevi. I miei alleati non sono affetti dalla mia ultimate, quindi la potrò spammare liberamente. Siamo un po' indietro ancora, come squadra, perché ci hanno distrutto due fortezze. Due, una e mezza. Purtroppo. Adesso vediamo di spingere da qualche parte, magari mid. Hanno preso dei mercenari sotto anche, molto male. La Z è la mount, è per salire sulla mount e muoversi più rapidamente per la mappa di gioco, ragazzi. Come vedete, la cosa carina, tra virgolette, è che anche le abilità possono essere usate sulle torri del nemico, sua struttura. C'è anche la D, che è il talento passivo. Le cannonate ovviamente portano più basse le torri avversarie, sparano direttamente sulla base nemica. Mi hanno shottato, maledetta Nova. Quando uccidi i mob in jungle, sì, questi puoi conquistare i campi rimanendo sopra la zona dedicata e questi diventano minion dalla tua parte, che pushano le lane, che spingono la lane per andare appunto nella base avversaria. Mi ha shottato Nova. Come dicevo, Nova è abbastanza sgravata al momento. Siamo comunque 10-4, siamo indietro perché gli altri sono morti tantissime volte. Vi faccio vedere anche Chen in azione, che si è appena diviso, usato l'ultimate, cercando di menare. Fottuto Murky, ci ha distrutto una base lì sotto.
cerca di scappare, ma mi ha tirato un Kraken. No. La vergogna. Allora, Nabucco, in questa modalità, visto che non sono ranked, puoi usare gli stessi eroi. Nelle modalità ranked che sblocchi da livello 30, ovviamente sei costretto a giocare con i ban e tutto quanto, quindi non ci possono essere gli stessi eroi. È già in italiano Jinchamp, semplicemente c'è il client in inglese perché l'abbiamo scaricato adesso e non abbiamo cambiato, ma nelle lingue c'è anche l'italiano, è già incluso. Sì, è già in Ita Super Tamog. Ne devono uscire tanti altri, ragazzi. È uscita una leaked list di 30 eroi circa. E ce ne sono già almeno un'altra trentina, quindi potrebbe uscire Toh con una cinquantina di eroi, forse qualcosina meno, ma poi si arriverà ad averne 100, come League of Legends, di più. Il matchmaking non esiste al momento, perché, ragazzi, ho provato solo la... le partite non classificate. Però c'è da dire che scegliendo l'eroe prima della selezione della partita è il gioco che tenta di mettervi è il gioco che tenta di mettervi con compagni complementari a voi. Quindi se prendete un tank è difficile che vi mettete un altro tank. Purtroppo ogni tanto cicca, anche per velocizzare la scelta delle partite, e quindi si trovano squadre con doppio tank o doppio supporto, eccetera. Non che non sia impossibile da vincere una partita così, con questa combinazione, ma risulta comunque più difficile. Questo campo non lo prendiamo. Andiamo assai male sta partita ormai. No, Razor, non sono mai targettabili i personaggi invisibili. Anche se li vedi, non sono targettabili. La beta sì, non verranno più resettati gli account, quindi se siete in beta e state giocando, vi terrete questo account fino alla fine dei giorni. Non credo che ci siano differenze territoriali, a parte la differenza USA, Europa, eccetera. Non mi è mai capitato di giocare con altri italiani in maniera marcata rispetto ad altre nazionalità. Ciao Stefano. Ragazzi, le key noi ne abbiamo distribuite, 200-300. Oh, adesso vi faccio vedere quanti gol si prendono. Allora, come vedete, questi sono i gol che si prendono ogni partita persa. Sono 20 gold. Ogni partita vinta invece se ne prendono 30. Se considerate che per un eroe tipo Thrall ne servono 10.000, di partite ne dovete fare un bel po'. Contate che, per fortuna, ci sono appunto le daily quest che vi forniscono una media di 300 gold al giorno. Però ecco, diciamo che bisogna giocare parecchio per arrivare ad avere tutti gli eroi. Stavo guardando anche, tra l'altro non capisco perché c'è il mouse al contrario, non lo so. Ogni volta che portate un eroe a livello 5 vi ricompensa con altri 500 gold. No, 10.000, Beppe. Come vedete, adesso so dov'è Thrall, che qua è un casino col client in inglese, hanno cambiato i posti. Thrall.
Thrall, 10.000 gold. Direi che posso prendere un altro eroe. Vi faccio vedere Sparachiodi. Però aspetta che magari evitiamo di andare con... tre support da premade. Vediamo se c'è un altro da invitare intanto. Attenzione. Quelli più vecchi sì, costano 2.000. No, abbiamo Illidan, due valle ragazzi non si possono avere. Anubarak è bello, sì, è uno dei pochi che ho preso. Come dicevo, ho preso Anubarak e Sparachiodi. Anche le skin costano molto meno, Jin. Nabucco, il fatto che su Dota 2 siano tutti disponibili... Sì, 2.000 si fanno. Beh, il discorso è che Valve non ha bisogno di soldi. Sì, Dolor, ogni settimana ce ne sono 7 in rotazione e puoi giocarli tranquillamente in maniera gratuita. Jett invece sì, assolutamente è il MOBA perfetto per iniziare, perché sono assolutamente meccaniche semplici da capire ed è secondo me il MOBA più semplice che c'è adesso tra i top. Ti sconsiglio invece Dota, assolutamente. Ecco, invece, ragazzi, io vi consiglio di non comprare il pack per la beta. Tenete duro, ma cercate di evitare di comprare il pack a 39 euro per la beta, perché sono veramente tanti soldi e per un gioco che uscirà free to play con 39 euro potreste prendervi, se proprio li volete investire, già 4 campioni da 10.000, insomma, teneteli in saccoccia. Ragazzo, attualmente ci sono diversi campioni OP, ne hanno messi troppo pochi. Domani usciranno i vichinghi, magari faremo un live quando torno da Stoccolma. Un altro live più avanti. Gaslo, che è un po' l'Hermendinger della situazione, ma molto più pericoloso. Non riesce a tenere la zona, la linea, come faceva Hermendinger su League of Legends, per chi ha giocato. Ma contando che le abilità possono essere sparate direttamente sulle torri di tutti gli eroi, a una certa diventa pericolosissimo, perché guadagna dei danni abnormi. E soprattutto ha questo laser che si carica e bzzz, frigge qualsiasi cosa anche fuori dalla portata del torretto. Quindi ufficialmente questo è il mio eroe preferito al momento. My, you drew blood there.
Come vedete hanno le munizioni le torri, al contrario di League of Legends, e una volta finite non sparano più, non possono più difendersi. E il cancello rimane assolutamente scoperto da qualsiasi difesa. Ora i nostri minion possono attaccare il cancello. Sì, reinizieranno, Clyde, fidati. I piani per la casa stanno procedendo a gonfie vele, ragazzi. Secondo me a breve avrò anche una casa tutta mia. Allora, nel frattempo noi, come vedete, questa mappa è diversa rispetto a prima. Non ci sono più dobloni. Porca vacca, ma i nemici sono sempre ovunque. Bisogna in questa mappa uccidere le piantine che salgono fuori solo la notte, raccogliere i semi, e una volta raccolti 100 semi verrà fatto sbocciare nella base un gigantesco fiore che potrà essere controllato dai giocatori con diverse abilità per distruggere appunto le torrette e spingere ancora di più le linee. Hanno preso a Nubarak intanto loro. Come vedete ci sono degli elementi PvE nelle mappe, in quasi tutte le mappe a dire il vero. Aiuto, mi stanno tritando, scappa piccolo gnogoblin, e non ce l'ha fatta. Tied, perché abbiamo la chat piccola e la I sembra una L. Tutta lì la questione. Purtroppo loro hanno 78. Li prendiamo anche. Cosa succede, piccolo lore? Che lo sento sbuffare alle mie spalle. Ho capito. Spiegano molte cose. Allora, vogliamo parlare di Evolve? È uscito Evolve in questi, le recensioni oggi. E purtroppo, ragazzi, purtroppo è stato fatto come al solito una recensione su un gioco online, completamente offline. Nel senso che si sono organizzate delle sessioni per la stampa di review in ambienti controllati, dove hanno provato il gioco esattamente come l'avevamo provato alle 3 a Cologne eccetera, ma senza testare netcode, senza testare matchmaking, senza niente. Quindi vanno presi un po' con le pinze i voti di oggi. A noi la copia arriverà domani, dovrebbe esserci un live, tra l'altro inizieremo la live review, spero. Spariamo da questa distanza a quella torre là. Molto bene. Mi sa che sono morto, perché siamo quasi al 10. No, Jinchamp, non fai The Order tu. È già tanto se ti diamo Barbie gira la moda. Back to business. Actuate is online. Sì, ma come faccio a farlo in Germania? Cioè, bisogna parlare tedesco. Sì, Vince, lo c'è la lista. Non l'abbiamo ancora messa oggi, ma di solito la mettiamo il venerdì. Di solito. Di solito. White's ride che è qua di fianco. Ostia.
Live non finirà mai oggi perché sono distratto a guardare la chat. Quest'anno non ci sono più 150 di taxi perché non andiamo a Düsseldorf. Eh sì. Avvocato dei giganti che sparano rocce sulle nostre torri. Sì. Devo arrivare al 10 per ottenere l'abilità che mi interessa, che il robottino che diventa assai più pericoloso contro le torri. Night falls once more, and soon the shambler shall rise again. Adesso pushiamo come dei pazzi. Tra 20 secondi usciranno i fiorellini da prendere, ma noi gli spacchiamo le torri adesso perché entriamo di prepotenza. Via, fate passare il robottino che qua pusciamo come dei dannati adesso. Uccidetemi se volete, ma vi porterò via la base. Vi allontano anche dalle piantine. Speriamo che i miei compagni stiano facendo qualcosa. Tipo raccogliere semi. Raccogliete semi! E Abatur non ce l'ho, purtroppo. Prenderò la pianta così vi faccio vedere anche questa meccanica. Entro dentro il piantino e adesso li piantizzo. Ma non ho compagni di squadra, non c'è più nessuno qui ad aiutarmi. Vale, è andata su da sola. Non c'è nessuno dei miei compagni, tutti morti, ok, arrivano adesso. Purtroppo questa è un bestione da usare per sfondare le difese avversarie, sicuramente non per picchiare. Fuggo via e vado top. Fai vedere cosa fa questo in realtà. Mette giù le piante che avviluppano tutte le strutture nemiche e inizia a distruggerle. Questo era il nostro obiettivo, riuscire almeno a spaccare qualcosa. Forse ce l'abbiamo fatta, esatto. Assolutamente sì, dovrebbe essere andata, mettiamo giù due torrette. Quasi. È molto più accessibile, scazzo. Siamo ancora sotto di tanto, come al solito. My children must sleep for now.
perché tiriamo delle bestemmie fotoniche. Ci stanno distruggendo anche sta partita. Kubo, non le vediamo noi le key, se non le abbiamo purtroppo. No, questo qua no, è anche sconsigliato. Allora, cosa giusta. Sto guardando se trovo nella zona della città vecchia. Choose a talent. Sì, questo. You missed me? Actuate is online. Sparerò col mio laser. Che non serve a nulla perché ormai ci stanno asfaltando brutalmente. Spiritoso Stefan. Cioè, sei fortunato che ci sono le statistiche. In realtà allora ragazzi sta prenotando per la Gamescom nel frattempo. Quindi tra un po' sentirete. Ma cosa c'è una tigre bianca sotto al culo? Eh? No, che. Che ti sentono loro, quindi chiedevano. Sentono. Sì, sì. Va bene. Nel senso che sentono proprio. Sentono proprio tutto. Non è che qualcuno di quelli che sta guardando c'ha una casa da affittare a colori? Non credo. Allora. Giusto. Sarà un'altra parte che va a finire abbastanza in vacca, mi sa. Ah, Noob, l'altro mio personaggio che vi piace. Mi bucano. Non esiste il team. 24-6, una partita abbastanza miserevole. Esatto, lui fa swatting lore. Ah, quella 5. No, quella 1100 è la 5. Sì, quella da 4 o la 800. Attacca. Kubo, visto che su LOL non gioco più da. È più vicino a questo dell'altro. Da mai sarò il legno adesso. League legno. Bravo Murdor, esattamente. Allora, andiamo. Hype per Sylvanas 0, molto più hype per Deathwing. Dai, ma erano. Fate poco gli spiritosi. Non posso rispondere in chat perché dovrei altabbare. E comunque già se avete due livelli di differenza
si sente tantissimo il distacco come potenza degli eroi. Dubito che ne usciremo mai da questa partita. Stanno anche giocando con noi abbastanza. Ci stanno per terminare. Lasciateli vincere, che così possiamo fare un'altra partita e far vedere un'altra mappa. Ocelotto è molto più user friendly questo. Ok, speriamo che ci sia un'altra mappa adesso, almeno vi faccio vedere un po' diversa. Il buon White ci sta per lasciare, sta per morire. No. Fa le corna. Il nostro vicino si è calmato abbastanza, sì. Beh, di qua un pochino sì. Mi sa che ho finito la gente. Fa molto simpatico Jin Champ adesso. Provare. Ne cambiamo due. Cambiamo anche Hiro e prendiamo un qualcuno di ciccione vacca che ci piace un sacco. Ok, non... prendiamo Asmodan. Ma sì. Faccio vedere Asmodan. Senza mount. La beta di Arlane non l'ho provata, non mi interessa moltissimo Battlefield a sto giro. Credo che lo lascerò proprio da parte. Dicono in chat che, vista la tua giovane età, ci seppellirai tutti, Wise. Non si sa mai. Non si sa mai, magari... le stanno bufando, eh. Magari lo investono appena esce dalla redazione. Garrosh non l'hanno ancora messo. No, Defiler, sai secondo me cosa potrebbero fare invece? Potrebbero metterla in forma umana, Deathwing, e poi farlo trasformare tipo il Dragon Knight di Dota, una cosa del genere. Insomma, mi devono mettere un drago, che sia una chimera a due teste o un Dragon Knight, appunto, devono mettere qualcosa del genere. Domani escono i Lost Vikings, o domani o mercoledì, perché ho visto che mercoledì c'è la manutenzione, però domani il solito è l'aggiornamento. Adesso vi faccio vedere, va, come si gioca Asmodan. Asmodan è semplice. Allora, come prima cosa, non ha la cavalcatura. Usa le sue zampettine da Urgot per andare avanti. The battle begins in 10 seconds. Vediamo un po' cosa combiniamo sto giro, va. La mappa
mappa. Ah, questa è un'altra mappa, per fortuna. Ok, va bene. Adesso aspettiamo la prima ondata, poi scagliamo tutta la nostra... È un generatore di minion automatico, Asmodan. E in più spara a delle distanze siderali, solo che noi lo vogliamo speccare e buildare in un modo un po' diverso. Se cercate un eroe che c'era su LOL, lo troverete sicuramente anche su OZ, ragazzi. Non hanno grande inventiva sugli eroi. Abatur è quello attualmente più strano, più divertente da... Più divertente forse no, perché sta in base, però è quello più innovativo, diciamo, tra gli eroi che abbiamo visto. Anche Murky. Bravo Cooper, guardalo! Come si bulla e lancia delle cose che dovrebbero colpire gli avversari, invece le mancano clamorosamente. Non si passerà mai, perché va bene. Sono andati tutti a prendere il tributo, sembrano quelli di Equitalia. Tanto mi lasciano attaccare liberamente la loro base, molto bene. Si meneranno su a schiaffi fortissimi. Io sono senza mana, purtroppo. Forse qualcosina riesco a combinarlo. Esatto, va benissimo così. Abbiamo finito le munizioni e le torri. Come vanno i miei compagni? Guarda come giocano bene in 5 contro 4. Noi andiamo avanti qua. Finché ci lasciano fare, noi... Facciamo, poi ci ringrazieranno dopo quando gli stiamo mandando un buon boost di exp, come vedete. Questa torre senza munizioni, adesso schiaffiamo un altro demon. Ciao caro. Ciao White. No, mercoledì vado via. Sì, sì. Ciao! Cercano di spararmi roba, ma io continuo imperterrito. A inviargli gente. Come va? Maledizione a farfalla. Farfallo? No, i tributi spawnano a caso, Fabri. Anche se... Ora che mi ci fai pensare... Oh, dammi un lucchettino qui. Succhiamogli la torre, l'energia vitale. Sta torre, ok.
Tirata anche la torre. Bene così. Insistiamo. E gli tiriamo giù anche il cancello. Spero tanto che continuino così i miei avversari a lasciarmi giocare imperterrito da solo su questa lane, perché potrebbero accorgersi troppo tardi che sotto gli sto facendo troppo male. No, la torre, che esperienza. No, la torre. Ok, ok, va bene così. To, beccati sto demone che ti rallenterà. Ottimo, ottimo. Pushata. Abbiamo perso due tributi alla terza. Al terzo tributo che prenderanno i nostri avversari, annulleranno completamente i nostri minion, che avranno un punto ferita a testa, e le nostre torri non spareranno più per un tempo limitato, per fortuna. Tanto adesso gli spariamo una bomba a questi. Non riesco. Choose a talent. Shall we see who gathers this one? Come avete visto, il range è piuttosto generoso. Mettiamola così. Beh, Demonic Invasion ci piace sempre. Adesso andiamo a dargli una mano, perché è importante che non prendano il terzo, più che altro. Demonic Invasion! Fa cazzo. Cercheremo di prendere il nostro tributo, ce l'aveva quasi fatta. No, la squadra se n'è andata la squadra completamente. Lily è un altro personaggio di quelli veramente forti. Niente. Non riusciamo a levarci dall'imbarazzo. Porca vacca. Troppo tardi, Cooper, troppo tardi. Ci asfalteranno adesso. Perché, come vedete, le nostre torri hanno preso. Hanno preso questo debuff. Diablo è terribile, abbastanza. Personaggio preferito. Ah, cazzo, mi sono buttato, mi sono dimenticato che però non sparava nessuno, perché non ci abbiamo più torri. Diablo non mi piace perché è abbastanza noioso da giocare, non ha escape moves, non ha nulla, solo che c'ha Lily dietro e quindi è praticamente immortale. Perché... Lost.
comunque guarda, la volta che sono a casa erano i due piani di massimo, cioè al di là che gli obiettivi che sono stati fissati sono abbastanza, sono raggiungibili tranquillamente. Non lo so quando ci trasferiamo in realtà, potrebbe non volerci così poco, perché secondo me è per l'estate. Prima è piuttosto difficile, ragazzi, che ci spostiamo. Andiamo, piccolo blattone. Andiamo su. Non c'è item, non c'è shop, ci sono i talenti che appunto si prendono mano a mano che il personaggio sale di livello. I talenti sono sostitutivi agli item di League of Legends, per esempio. Vaffanculo diablo. Che palle. Ma fatemi passare. A uccidermi dopo 15 minuti che mi picchiavano, non so come facciano a uccidere gli altri. Mi dado tutto praticamente solo contro le torri. Cubo Visioni, ti dico Oz per il mio gusto personale. Le partite durano la metà di League of Legends, a 20 minuti è già finita nel 90% dei casi, è molto meno stressante, non c'è il creep killing, la giungla è molto più permissiva. Certo è che se cerchi invece qualcosa di molto più competitivo, molto più impegnativo anche come tempo e attenzioni, League of Legends è sicuramente la risposta. È arrivata una bomba nucleare da non so dove. Questo bisognerebbe prendere i boss per avere un po' di spinta in più, ma da solo non ce la faccio. Attenderemo la squadra. Più niente. Ci trasferiamo a Monza in teoria, dico in teoria perché potrei andare su ad aiutare gli altri mercenari oppure continuare a spingere di qua, che 30 secondi, andiamo, andiamo, ottimo. Te la mangio sta torre, te la mangio. Ok, adesso via così. Adesso tiriamo su un demone grosso e gli facciamo piovere schiaffi. Comparso anche un tributo nel frattempo. Ma io a questo punto direi che spuscio come i pazzi.
No, la protetta. Oh. Cazzando. Dov'è? È scomparso il maledetto. So, urge andarmene perché non posso fare veramente niente per difendermi. Morirò come i cani allora. Mi ha portato via un'intera lane. Adesso attaccherò di nuovo da qualche altra parte. Appena adesso. Ho fatto 131.000 danni alle strutture e portato 23.000 di XP alla squadra. Sono 10.000 in più degli altri giocatori, più o meno, tranne questo diablo che continua a menare le mani. Siamo sempre sotto di kill, purtroppo, è stata una costante oggi. Dovremmo riuscire a prendere questo tributo. Se anche solo uno dei nostri prende il tributo, ce la potremo fare. Overwatch non c'è una data di uscita, ragazzi, ma attenzione che la beta, secondo me, non tarderà troppo ad arrivare. E comunque Overwatch... Io mi sbilancio e dico prima di Natale l'uscita. Li costringo a venire top. Altro talento. Ottimo, ottimo, così. Ottimo, allora gli entriamo così in base. Andiamo, scriccioli, andiamo. Abbeveratevi alla mia fonte. Me ne frega niente, io muoio ma mi porto via tutto qua. Va bene così, va bene. Mentre la versione per di Hearthstone per smartphone, so che su Android è già possibile, con qualche magheggio. Per Apple invece siamo ancora indietro. Rayman. Io se fossi la mia squadra andrei indietro in questo momento, perché prevedo un massacro visto che sono in due, senza alcuna possibilità. ...184.000 di siege damage è tantissimo, e vinciamo così, grandissimi. GG, bravo Firello. Firenze, abbiamo vinto, me ne sono accorto, grazie. Sono già le 6:30, attenzione. Mi mandano una mail, un attimo che potrei avere...
Attenzione che qua potrebbe essere arrivata una cosa interessante. Non mi sto facendo i fatti miei sul cellulare. Bene. Ci sentiamo allora. A presto. Ciao, ciao. Il bollore che arriva e dice ci sentiamo. Finalmente ha finito. È arrivato Evolve? E dove è arrivato Evolve? No, pensavo avessero mandato il codice. No, 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 no. No, mi dicevano, mi proponevano una cosa, vediamo. Non so fino a che ora streamo. Cosa stai cliccando? Non lo so. No, non è quello che pensi. Ah, però. Non si può far vedere. Lo faccio vedere da lontano. No, sì. Assolutamente no. Spero che non si sia visto. Perché... Va bene. Allora, un attimo ragazzi, che potrei avere buone notizie per voi. No. Tenete duro, eh? Lore, potrei avere un lavoro per te a breve. Potrebbero arrivare delle chiavi di Heroes of the Storm al volo, così, da distribuire ai nostri utenti via Twitch, in scuro, nel senso che non le posso lanciare al primo che capita per le solite direttive Blizzard, ma gliele possiamo mandare via PM, quindi ci manderai una lista, potresti prendere la chat. Se ne hai oltre. Sì, quando mi arriva... Quindi arriveranno un po' di key per voi, dovrebbe essercene una cinquantina, non so, quindi un po' vi arriveranno indubbiamente adesso tra tutti quelli che stanno seguendo live. Purtroppo ragazzi non posso più accettare nessuno, andiamo così, cambiamo eroe visto che vi ho fatto vedere anche questo. Che mi piace molto Asmodan, come vi ho detto, potrei andare con un Anub. Enub, che tra l'altro si addice il nome. Ah, vediamo intanto se sono arrivate le chiavi per voi. Ci vorrà ancora un attimo, ma poi arrivano. Forse. Ho detto forse. Vi confermo poi quando arrivano, se arrivano. Anzi, potrei prendere addirittura l'Assassins e finire la Daily. Finiamo la daily, per favore. Questa non è si range da Assassin's, ma me l'hanno fottuto. Potrei prendere Valla, che non l'avete ancora vista oggi, e ci sarà un motivo se non l'avete vista. Un attimo. Ne arrivano 100, ragazzi, di chiavi, ovviamente proveremo... Ma non le distribuisco, ma neanche morto con 100 stasera. Tu non lo dire, tu di che le distribuisci. Sì, le distribuisco tutte 100. Esattamente. Diamo di Valla. No! Sì. Se non c'è, prendo Raynor, che preferisco a questo punto. Valla è un po' più fragile, Raynor è più massiccio. Stiamo cercando la partita nel frattempo. Non vi preoccupate, sto tenendo d'occhio tutto.
City Hide. Te la do io, guarda, me la scrivo sulla mano e te la... Ah, purtroppo c'è ancora la mappa delle piantine. Non abbiamo visto il drago, non abbiamo visto le mines e non abbiamo visto il deserto. Eravamo a metà. È una versione, sì, più visiva. Allora, questo qua non ci piace. Questo invece sì. Abbiamo preso una vacca spaziale come cavalcatura. Sembra un misto tra un codo e un qualcosa di alieno. Le chiavi si riscattano ovviamente sul mio IBAN, ragazzi. C'è Asmodan, molto bene. Che mi ha tirato una sassata, tra l'altro, Asmo. Inspire! Mazza, che schiaffi che mi dà Asmodan, però. Fucile del mitra dei marine, sempre molto uber. Renor e Tychus nella stessa squadra nel frattempo. Ops, non ho la terza abilità. Anche Raynor purtroppo, come vedete, ha una sola abilità. Questo è un difetto degli eroi presi da Warcraft 3 e dal vecchio Dota, che hanno poche dinamiche. Raynor per esempio ha una passiva, un'abilità attiva che in realtà pompa gli alleati vicini, questa, e anche il suo attacco, e solo un'abilità attiva oltre che l'ultimate, quindi... Quello purtroppo è una pecca di questi eroi come Etch o... non è male, ma noi preferiamo... Non so se preferiamo curarci o aumentare il range. Noi ci curiamo. Perché non ci curiamo? Perché secondo me questa cosa... Mi ha fatto prendere il talento sbagliato. No. Esatto. Porca vacca. Fuck. L'icona del mouse al contrario. Che non ho capito perché c'è. Lore, non so se ne hai idea tu. Non so se hai idea del perché ci sia l'icona del mouse al contrario. Ma quello è grasso che cola. Che danni. Basta, ho preso il via. Adesso andiamo a vincere tutte ste partite. Le daily vanno da 2 a 800 gold. Ovviamente 800 è raro. E 800 devi giocare 8 partite.
mentre le daily da 2 a 300 normali vi chiedono o di giocare con un eroe specifico, con una classe di eroe specifica, o con un brand specifico, quindi che ne so, fare 3 partite con un eroe di Warcraft o di Starcraft e così via, oppure giocare con un assassino, un tank, un supporto, eccetera. Questo ci piace, questo ci piace. Sto anche. Sounds like a plan. Mi stanno massacrando la base. Meno male che arrivano i miei compagni. Sì, anche l'audio è completamente in italiano. Abbiamo il client in inglese perché abbiamo scaricato poco fa e quindi non abbiamo cambiato la lingua. Ma ragazzi, è completamente in italiano il gioco. This should be good. Night falls once more, and soon the shambles shall rise again. Come vedete c'è sempre dove arrivano l'area delle torri. Wow, Rainer contro Tychus mi sta asfaltando. Via 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 Shaw, mi hanno piallatissimo. Posso abbastanza adesso, giocherò con la squadra, sennò ragazzi, dicono di ringraziare Luca in chat, se in onore, se no niente chi, purtroppo, questa è stata l'indicazione che è arrivata. Luca, Pierre. Va bene. Io sono le 6:30, ho finito, arrivederci. Io ho finito, tu non puoi finire. Vedi? Impressa? Le ha mandate impressa a me o a te? E allora? A tutti. Ah, ok, va bene, adesso Lore inizierà a distribuirle a voi in chat in maniera completamente randomica e soprattutto via PM. Se ne distribuirà un po', poi continueremo quelle che non riusciamo a distribuire stasera, le metteremo su in un altro contestino domani magari. Esatto, una alla volta, sarà una cosa lunga, quindi non spingete, non fate casino. E giù, giù. Boom! Mamma mia! Guarda Raynor che buchi!
sounds like a plan. Danne una ambush che scambia la sorella della sua ragazza per una key. E ne regaliamo una a pregi. No. C'era ambush che ha detto scambio la sorella della mia ragazza per una key. Ragazzi, ci mettono un'eternità a mandare queste cose. Benvenuto. Vorrei spendere due parole su queste cose obbligate da Blizzard che non si possono dare come fanno tutti i cristiani. Esatto. E direi forza League of Legends a questo punto. Solo per questo. Ah, adesso chi è che fa male, eh? Chi è che fa male con le mie Banshee richiamate dallo spazio? Tutto Asmodal. Ok ragazzi, ve lo anticipo, tra l'altro, avremo un altro contest anche per The Order, per portare 4 di voi a vedere il gioco lunedì prossimo, quindi vi seguite spazio e avrete maggiori novità là sopra. Questo era da quanto vi potevo dire, poi vi spiegherò tutto sul sito. Quindi anche se state guardando la replica, su Spazio troverete un contest per venire a vedere The Order lunedì prossimo. Ammazza, ma stiamo asfaltando tutto qua. No, no, mi hanno stunnato! Non mi rispondete, per favore. Esatto, non rispondete a Lore con grazie. 700 mi incasino. Non dite grazie a Lore, che tanto non merita i vostri grazie. E soprattutto gli impallate la finestra del di Twitch. Perché ci hanno distrutto un well qua? Non si sa. Credo che la nostra utenza allora sia una delle più vendute che io abbia mai visto sull'internet intero, comunque. Come nel film Principe cerca moglie, gli chiediamo di abbaiare. di saltellare e abbaiare. Se non erro. E lo farebbero. E questa è la cosa che... Non dovete vendervi, ragazzi. Per dei semplici ninnoli virtuali che sollazzano il vostro spirito. Mantenete una dignità. Pagateci. Questa la grande verità. Questo che si teletrasporta? Pam! Bravo Raymander.
hai vinto tu. Non posso dirti niente. Sì, 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 ovviamente come avete sentito Lore le sta distribuendo a caso come da policy Blizzard, quindi arrivano veramente ad cazzum 100 fortunati di voi, se sono 100. È stato un 12-2. Attenzione, miglior giocatore della partita, signori! Più danno alle strutture, più danno agli eroi, più XP contribution. Meno healing perché c'è Cooper come al solito con il suo eroe inutile. Ragazzi, Tyrande è veramente terribile da giocare. Probabilmente deve fare una daily Cooper solo per quello. Abbiamo risvegliato altri mercenari. Osti col boss lì, no. Arrivo, arrivo. Grande Zerg Scorpion. Facciamo il culo, facciamo. Va bene. Che liscio. È stata leggere la chat nel frattempo. Ok ragazzi, questa è l'ultima partita dopo... No Simone, è molto diverso da LOL. Cioè, è la stessa struttura ovviamente essendo MOBA, ma è... È come Arma e Call of Duty, secondo me. Il principio è più o meno quello. Sono due FPS, ma sono estremamente diversi. It's over for now, but don't get too comfortable. The infested will return again. No, l'estetica delle basi cambia in base alla mappa. No, cambia in base alla mappa. Perché nel deserto, per esempio, non c'è il dragone, ma c'è un tipo un cobra reale. Tipo. Non è esattamente, non è proprio un cobra reale, ma insomma, avete capito. Mamma mia, come ho salvato Cooper. Cooper, me ne devi una. No, Ambush. Non credo che sia... che Blizzard lo aiuterà mai in questo caso. Ma NA e Euro dovrebbe essere la stessa chiave, perché il client lo scegli all'inizio, forse. Dovrebbe provare a inserirla lo stesso. Forse. O forse no? Boh.
Pecore, pecore. Bilanciamento degli eroi è abbastanza buono, ma ci sono chiaramente degli eroi più forti di altri al momento, da sistemare, secondo me. E vincono alla faccia di pregi che ci voleva sconfitti in ogni partita, come sta facendo lui con gli unni di Attila Total War. Bene, noi abbiamo vinto, ragazzi, sono anche le 7, quindi 2 ore di live abbondanti. Direi che posso salutarvi per questa sera, anche così, anche perché così vado a dare una mano a loro nella distribuzione delle key, così andiamo a casa tutti e due un po' prima. Vi ringrazio per essere stati con noi, arriveranno sicuramente altri live di Oz le prossime settimane, così da farvi vedere anche il nuovo eroe che metteranno domani o mercoledì a questo punto. Per ora è tutto, io vi saluto, ringrazio i compagni di avventura di oggi e chiudo la registrazione. Alla prossima. Control M. Ciao!